E là, se sei in questo video è perché stai curiosando riguardo al copywriting. Non so esattamente perché sei qui. Forse hai visto online che il copywriting è una cosa che paga tanto e ti interessa. Forse sei qui per pura curiosità, non importa. Oggi voglio darti una panoramica di cos'è il copywriting, come funziona e come puoi iniziare tu a sfruttare questa abilità per guadagnare online. Se non mi conosci, non hai idea di chi sono, io faccio il copywriter da quasi 5 anni, 4-5 anni. Sono conosciuto perché ho varie centinaia di migliaia di follower e li ho fatti tutti quanti usando strategie di copywriting. Oggi ti spiego perché questo funziona, come funziona. Iniziamo. La prima volta che ho scoperto che questo mondo esiste, stavo pensando non a copywriting, quello che è veramente, ma a copywriting, scritto R-I-G-H, copywriting. Pensavo che avesse a che fare qualcosa con i diritti d'autore, tipo i diritti d'autore quando carichi un video e la canzone non è tua, ci sono i diritti d'autore o copyright di qualcun altro, quando pubblichi un libro, quando fai un video. Quindi inizialmente era anche una cosa che per niente mi interessava, perché non mi interessa il mondo dei diritti d'autore. Però continuavo a sentirne parlare online, perché in quel momento stavo appunto entrando nel mondo dell'online, cercando di capire come funziona, come poter guadagnare io. Ero ancora adolescente, quindi stavo cercando un modo per guadagnare, sapere cosa fare di me stesso, e ne continuavo a sentire parlare. Più esploravo il mondo del marketing, più capivo che questa è una cosa rilevante. Quindi al posto di continuare a sentirne parlare basta, mi sono informato attivamente, così come stai facendo tu in questo momento. E quindi cosa scopri? Scopri che è un'industria che solamente quest'anno è molto molto grande. Quanto grande? Più di 25 miliardi di dollari a livello mondiale. Non solo è grande, ma crescerà di 7.6% l'anno fino al 2030, che è una crescita lenta ma abbastanza solida e sicura, e si arriverà a un'industria del copywriting di 42.22 miliardi di dollari. Quindi questo copywriting, dall'industria così grande, sembra che sia veramente ovunque. Eppure non se ne sente quasi mai parlare. Quindi è una cosa che ovunque, non se ne sente parlare più di tanto, cerchiamo di capire di più. Esplorando ed esplorando ho scoperto una cosa che tanti su YouTube non spiegano, ovvero come è nato il copywriting, da quando è venuto fuori. Se vai a vedere la storia di questo mestiere, non esiste da 10, 20 anni o da 5 anni, da quando è esploso internet. Esiste da più di un secolo, dalla fine del 1800. La prima persona, il primo copywriter, che è stato John Emory Powers. Quindi quando lui è diventato un copywriter full time, quindi proprio una cosa che faceva di lavoro punto, lui si è considerato il primo copywriter della storia. Attenzione, copywriter scritto così e non copywriter scritto così, perché sono due cose completamente diverse. Quindi questo John Emory Powers, che è un po' il padre del copywriting, quello che ha fatto nascere questo mondo, chi era e cosa faceva esattamente? Allora, quello che lui faceva era scrivere dei testi che andavano principalmente nelle pubblicità dei giornali. Sullo schermo in questo momento puoi vedere una delle sue pubblicità più famose, che c'è anche sul suo Wikipedia. Te l'ho tradotta in italiano, ti ho fatto questo favore, perché lui scriveva in inglese. E lui scriveva tutti questi pezzi scritti, che ovviamente sono un po' vecchi, hanno quello stile molto vecchio, e li metteva nei giornali che provavano a vendere queste pubblicità dei prodotti. Lui lavorava principalmente per retail, quindi vendeva macchine da scrivere, vestiti, oggetti casalinghi, eccetera. Quindi lui proprio come posizione lavorativa aveva questa responsabilità, scrivere questi testi che poi andavano nei giornali e provavano a convincere le persone che leggevano poi quel giornale ad andare in quel supermercato, in quel posto, ad acquistare quel prodotto lì. Quindi, considerando quello che ti ho appena spiegato, quello che ti ho appena raccontato, che cos'è il copywriting? Cos'è esattamente? Cosa fa il copywriter? La definizione che è più consueta, quella che si usa nel 2023 e che anche io ho rifinito ed è la più accurata, il copywriting è scrivere per vendere. Vendere, ma al posto di vendere faccia a faccia, tipo a telefono, come quelli che ti spammano le chiamate dalla team, si sta vendendo per iscritto. La grandissima differenza tra vendere a telefonata e vendere per iscritto è che quando vendi per iscritto parli non con una persona in videochiamata o in chiamata, parli con tutte quelle persone, che possono essere migliaia, centinaia di migliaia, tutte quelle persone che leggono poi quel contenuto. Ovviamente con il giornale è molto ridotto, ma nel 2023 il contesto è un altro, e ora te lo spiego. Questo tizio Emory Powers, che più di un secolo fa scriveva questi testi, cosa c'entra con il copywriting? Entra perché nel 2023 quello che noi facciamo copywriter, io sono un copywriter, quello che noi facciamo nel 2023 è la stessa identica cosa che faceva Emory Powers più di un secolo fa, ma lo facciamo con altri mezzi. Non utilizziamo più, cioè si utilizza ancora il giornale, però non è quello il mezzo principale. Il mezzo principale adesso è internet, soprattutto dopo Covid ancora di più si usa internet. Perché la stessa cosa? Perché non cambia poi così tanto dai tempi di Emory Powers ad oggi? Il motivo è semplice: perché gli esseri umani sono gli stessi, la psicologia umana è molto
simile, la cultura si è cambiata, ma le basi persuasive, le basi del marketing e della persuasione sono rimaste le stesse. Quindi il copywriter cosa fa? Impiega queste strategie di persuasione, di psicologia, per convincere le persone a compiere una certa azione. Un tempo, come ti ho detto, si usavano i giornali, le pubblicità nei giornali, ancora si usano, ma chi le legge? Avevamo i cartelloni pubblicitari per strada, che ci sono ancora, ma anche quelli chi li legge, e avevamo anche le lettere, si chiama direct mail, quindi proprio delle lettere che ti arrivano a casa, che anche oggi si fanno, ma chi le legge? Delle lettere che ti arrivano a casa e funzionavano molto. Oggi nel 2023, quando si parla di copywriting, sì, si può parlare anche di quello, però ci si riferisce principalmente a un'altra categoria. Si tratta di, ad esempio, siti web, quindi una pagina su un sito che vende qualsiasi prodotto, c'è un vaso qua, il prodotto tipo questo vaso, e provano a convincerti in questa pagina a comprare. Oppure la descrizione di un prodotto su Amazon, anche quello è un copy. Una pubblicità, una sponsorizzata sui social, copywriting. Un'email di marketing che ti arriva a te per Gmail, che la maggior parte sono fatte male, però quelle sono anche loro dei copy. Quindi se tu ci pensi, considerando quello che ti ho appena detto, il copywriting è letteralmente ovunque. Non puoi uscire di casa e non puoi non avere copy. In questo momento, dove sono in questo ufficio, c'è un copy, te lo faccio vedere. Sui tavolini di questo ufficio c'è questo giornale, questa rivista, che è Millionaire, l'hanno messa su tutti i tavolini, e poi accanto c'è questo piccolo cartellino su cui c'è scritto la partnership che ti permette di abbonarti alla versione digitale del business magazine più letto d'Italia con il 50% di sconto. Questo è un copy, c'è un codice QR, che è il CTA, se sai che cos'è, che ti porta poi sul sito, che ti convince a comprare, ad acquistare, ad abbonarti a questa rivista. Quindi il copy è letteralmente ovunque, non puoi scappare. Esci di casa, ci sono nella radio quei testi che loro leggono per le pubblicità, copy, le tue email, copy, pannelli pubblicitari, copy, nel ristorante, la intro del menu, copy. Quindi è seriamente ovunque, però non tutti quanti sanno che esiste questa posizione. Ora, una domanda a cui non ti ho ancora risposto, e ora ti rispondo, è: per quale ragione si dice, se ne parla così tanto nell'ambiente, no, nel piccola nicchia business, perché all'esterno non se ne parla, però nella nicchia business, in questo mondo, in questo ambiente, se ne parla come se fosse chissà cosa. Come mai si dice che si guadagna così tanto come copywriter? Il motivo è molto semplice. Riprendo il vaso di prima, immagina, se mi cadevo lo spaccavo. Immagina se tu sei un'azienda che vende vasi di questo genere, hai tutte le forme, tutti i colori, tutti i modi possibili, e questi vasi sono particolari perché sono fatti in Grecia da degli artigiani magici. Ok, e tu vuoi vendere questi vasi speciali. Come fai? Non basta metterli su internet, devi cominciare a fare un po' di pubblicità, a portare persone sul tuo sito e a portarle sulla sales page. La sales page, o landing page, dice un po' all'italiana. Landing page è sbagliato, però vabbè, le porte sulla landing page e comincia a dire: ok, questo vaso è fatto in questo posto ed è incredibile per questo motivo, e compra questo vaso, costa solamente 50 euro, 49,99 euro, e c'è questo sconto e questa offerta, e loro magari ti convincono a comprare questo vaso. Ora fai finta che questo sito riceve una roba tipo, ora sto improvvisando i numeri quindi non mi controllare la matematica, però fai finta che questo sito c'ha 1% di conversioni. Che significa? Significa che se arrivano 100 persone sul sito, 1% delle persone, ovvero una persona, compra poi questo vaso. Se arrivano 1000 persone sul sito, 10 persone, 1%, comprano questo vaso. Quindi abbiamo una conversione dell'1%. Ora, che succede? Che arriva il copywriter e si mette a cambiare delle piccole cose. Cambia il titolo, cambia il pulsante, il testo nel pulsante, cambia la descrizione, i paragrafi, e comincia a muovere un po' le cose, a scrivere in maniera un po' più persuasiva. Che succede? Magari da 1% si passa a 2%. E tu dici: ok, grande cosa, 1% in più. No, grande cosa, perché hai letteralmente raddoppiato il fatturato di quell'azienda. Quindi questo è un classico esempio che tutti quanti nel mondo del copywriting fanno, per far capire il potere del copywriting. Se questa azienda mi vendeva 10.000 euro al mese di vasi con quel sito, con quella pagina, io copywriter, portandolo da 1% a 2%, gli faccio fare 20.000 euro al mese. Questo è un classico esempio, tutti lo fanno, per far capire il potere. E a volte non è solamente da 1 a 2%, a volte è molto di più, da 1 a 3-4%. Quindi stai triplicando, quadruplicando il fatturato aziendale. Quindi per questo motivo, per il valore di quelle strategie psicologiche che si implementano, per questo motivo il copywriter viene pagato così tanto. Non perché è ganzo il testo, perché non si parla di scrivere, si parla di vendere, si parla di generare valore. Ci sei fino a qui? Ok. Ora che tu sai che cos'è il copywriter, come si fa a iniziare, come funziona a iniziare in questo modo,
mondo. All'inizio, quando stavo cercando io una soluzione, ero nella tua stessa posizione che cercavo video su internet dappertutto, non c'era niente. In italiano non ne parliamo nemmeno, 4 anni fa sembrava che non esistesse questa roba, o erano spiegate malissimo o erano tipo spiegate sempre a metà, non era mai una spiegazione completa. Ora ovviamente qui è impossibile in 10 minuti, 20 quello che è, spiegarti tutto quanto, però ti porto una panoramica abbastanza buona, ok? Ci sono due modi principali per fare copywriter: o lo fai da dipendente, quindi lo fai in un'azienda che ti assume full time, 1200-1500 al mese quello che è, oppure lo fai come autonomo, come libero professionista. Ora, la scelta del fare il dipendente o fare l'autonomo è completamente tua, ma voglio spiegarti la mia prospettiva e perché io ho scelto inizialmente di fare l'autonomo. Facevo libero professionista i primi due o tre anni della mia carriera e poi dal 2021 in qua ho aperto un'agenzia di copywriter per scalare. Però ti spiego perché io ho scelto di fare l'autonomo e non il dipendente. Numero uno, perché nel mondo dei business dipendenti in Italia i datori di lavoro cercano per forza esperienza, non ti prendono se non c'è esperienza, e se non c'è esperienza ti sfruttano anche tanto, quindi ti pagano molto poco per quello che generi. Ma non è quello tanto il motivo è un altro, è perché se tu lavori come dipendente vieni pagato a tempo, che per me è sbagliato per una posizione come copywriter. Perché fai finta, appunto, torniamo all'esempio del vaso, facciamo che quella pagina che tu scrivi per quella azienda fa fare 10.000 euro al mese e tu vieni pagato 1.500-1.200, una roba del genere. Facciamo che invece vende 20.000 euro al mese perché tu la migliori e fai delle modifiche, questa qui fa 20.000 euro al mese, tu fai 1.200 euro al mese. Facciamo che tu scrivi il miglior copy e modifichi le ads, fai questo e fai quest'altro, e questa adesso vende 40.000 euro di vaso, è un esempio un po' assurdo, 40.000 euro di vaso ogni singolo mese, e tu continui a fare 1.200 ogni singolo mese. Ora, questo è lo svantaggio, che non vieni pagato in base a quanto generi, vieni pagato in base alle tue 8 ore che tu lavori ogni giorno. Il vantaggio del fare dipendente è che se questo vaso floppa, se questo non vende niente, vende zero, tu vieni comunque pagato 1.200. Ma io non ragiono in questo modo. La vita, secondo me, non dovrebbe essere così. Dovrebbe essere che in base a quanto generi, a quanto ti meriti, ti becchi una proporzione di quello che tu fai. Quindi il tuo pagamento dovrebbe essere direttamente proporzionale a quello che tu generi in qualità di copywriter. Se tu invece sei autonomo, sto gesticolando con questo vaso in mano, è molto divertente. Se tu invece sei autonomo, vieni pagato in base a quello che ti pare, quindi in maniera molto più proporzionata, perché sei tu che fai i prezzi. Se questo vaso genera, e tu sai che genererà, 50.000 euro al mese, che ti sembrano magari tanti, 50.000, oh mio Dio, però quando si parla di aziende si parla di questi numeri di decine di migliaia di euro al mese, ok? Quindi se tu sai che questo farà 10.000 euro al mese e tu fa 50.000 euro al mese, e tu sei convinto e spieghi questo valore e riesci a vendere te stesso, tu puoi anche chiedere 5.000 euro per una singola pagina web. Per un testo, per una pagina, tu potresti chiedere cifre molto alte, come 5.000 euro per una singola pagina, perché quello che tu generi di valore è molto molto alto. Quindi, come puoi capire, il potenziale guadagno come copywriter è molto alto, proprio perché vieni pagato in base a quale valore generi e non in base al tempo che investi. Ora, quando tu fai l'autonomo, ci sono principalmente 4 modi per farsi pagare, ok? Numero 1, in base al word count. Le prime 3 sono pessime e l'ultima che ti spiego è la migliore. Quindi il primo metodo è word count, quindi in base a quante parole scrivi. Una pagina di vendita andrà lunga 1.000-2.000-3.000 parole, più scrivi di parole più vieni pagato. Questo è un pessimo metodo, perché torna il problema di prima, che più parole tu scrivi più vieni pagato. Non stiamo considerando il vero guadagno, il vero valore che tu porti all'azienda, stiamo considerando le parole che scrivi, che non c'entra niente. Qui non si parla di scrivere, non si parla di articoli, blog, si parla di una categoria diversa, di vendite. Secondo, in base a quante ore tu dedichi a quel lavoro, anche qui pessimo, se ne parlava prima. E poi ci sono due metodi finali. Numero 1, la percentuale del profitto, ok? Quindi metodo numero 3, percentuale del profitto. Se quel vaso mi genera 10.000 euro, tu vieni pagato 10%, 1.000 euro. Se genera 50.000 euro, tu prendi 5.000 euro. Fino a qui ci siamo. Questo però è un metodo un po' più complesso, che prendi quando sei più avanti nella tua carriera, perché richiede che tu ti attacchi al guadagno, al fatturato dell'imprenditore, che non è per niente così facile, contratti, robe avanzate, strane. Il metodo migliore è prezzo fisso, quindi tu fai un prezzo fisso per quel copy che tu scrivi, che poi consegni all'imprenditore. Ora, la domanda che sicuramente ti viene in mente è: come faccio io a capire, quando scrivo il testo, quanto genererà di fatturato? Non lo puoi sapere di preciso, ma ci va di mezzo un intuito. Un copywriter che ha esperienza sa, in base a che azienda ha di fronte, in base a che persona ha davanti, quanto circa il suo copy farà di fatturato. Quindi è per quello che è molto importante studiare, capire bene come funziona questo mondo e comprendere il copy e fare tante esercitazioni, che tanti non fanno, vanno direttamente a lavorare con aziende. Sviluppi questo intuito, che poi ti concede
concede di stimare circa quanto dovresti farti pagare. Comunque sia, è sempre proporzionato in base a quanto è grande l'azienda, quanto è grande il progetto, eccetera. Sicuramente è molto più efficace, molto più profittevole di 10-15 volte rispetto al fare il dipendente. Quindi potresti arrivare a fare anche 10-15 mila euro al mese con una cosa del genere. Secondo me il massimo realistico è circa 15 mila euro al mese in base a vari progetti che tu puoi fare, però non è male, no? Non è male, ok. Adesso quello che ti manca, se ti interessa continuare nel copywriting, è capire come imparare. Quindi devi imparare copy, devi capire come trovare clienti. E ti do alcune cose che devi cercare se vuoi capire veramente come funziona questo mondo. Ora, tu puoi continuare a guardare video, puoi fare quello che vuoi, puoi esplorare quanto ti pare, ma quello che capirai dopo qualche video è che sì, tante cose si trovano gratis su internet, ma la mia prescrizione è trovarti un mentore, trovare un percorso che puoi prendere con qualcuno che l'ha già fatto prima di te per riuscire a capire veramente come funziona, perché non è un percorso facile. Ci vanno studiate varie cose che tanti non capiscono e non insegnano perché non fanno veramente questo lavoro, e quindi insegnano un po' cavolate, insegnano top 10 tips, insegnano consigli, non vere strategie. Va studiata la psicologia, ok? Quindi se cerchi un mentore, questo mentore deve conoscere e insegnarti psicologia, propaganda. Io ho studiato propaganda politica, come scrivere copy, ovviamente, come funziona il business e il rapporto con le aziende, persuasione, marketing etico. Questo è importante perché non puoi vendere qualsiasi cosa perché poi ti torna contro, quindi marketing etico, e come trovare clienti, che questo è un altro punto che io quando ero all'inizio mi sono dovuto sbattere testa e trovarlo da solo perché non c'era nessuno che lo spiegava. Quindi se cerchi un mentore, questi requisiti dovrebbe averlo, ok? Ok, spero che questa sia una buona panoramica di questo argomento. Ultima cosa prima di andartene: se cerchi un mentore, sei tu che decidi quale mentore ti pare, fai quello che vuoi. Il mio consiglio è di cliccare il link in descrizione, perché ho una mentorship che puoi acquistare, che non è video e basta, è un percorso veramente veramente completo in cui faremo anche videochiamate io e te, oltre alle video lezioni. Insomma, ci sono vari contenuti che ti posso offrire. Se non ti interessa, no problem, però senza mentore farei molto più fatica. Quindi scegli il tuo mentore, esplora questo mondo e benvenuto, perché a me questo mondo piace da morire, visto che ci lavoro da un bel po' di anni e lo faccio per questo, perché mi piace la persuasione, mi piace la vendita, mi piace scrivere, mi piace creare buoni contenuti e innovare qualcosa nel mercato. Ho finito, iscriviti perché insegno tante cose utili e ci vediamo presto. Ciao. Call it what you want. My dog hit my line.